Ok, vediamo la correzione del compito sulla trigonometria. Cominciamo dal primo esercizio. Vediamo se riesco a copiarlo. Scusate. Allora, riproviamo. Un'altra pagina. L'esercizio diceva, abbiamo un triangolo di cui conosciamo un lato che lo misura 10, l'angolo opposto a questo lato che misura 50 e uno dei due angoli acuti adiacenti al lato noto che è 30. Possiamo schematizzare, ecco qui con questo è il lato A che misura 10. L'angolo opposto al lato A che misura 50 e il lato gamma opposto al lato C che misura 30. La domanda è qual è l'area del triangolo? Per poter applicare il teorema dell'area mi servono due lati e l'angolo compreso, quindi possiamo calcolare o C oppure B. Secondo me la cosa più semplice, ma si potrebbe dire per esempio di calcolare B, visto che poi l'angolo adiacente è quello di 30 gradi, quindi ci serve l'angolo in beta. Beta misura 180 meno la somma di 50 e 30, quindi sono 100 gradi. Ok? Quindi se voglio calcolare il lato B, per poi usare il teorema delle aree, posso usare il teorema dei seni, quindi B sul seno di beta vale quanto per esempio A sul seno di alfa. Quindi B posso scriverlo come A per il seno di beta diviso il seno di alfa. Quindi 10 per il seno di 100 gradi, scusate, questo è 100. Fratto alfa che è 50, quindi seno di 50. Ok, se calcoliamo otteniamo circa 12,86. A questo punto l'area A posso prenderla come, prendo la coppia di lati A e B, quindi viene il semiprodotto dei lati, un mezzo A per B per il seno di 30. Quindi un mezzo a b sen gamma. Quindi nel nostro caso possiamo anche utilizzare la formula completa, quindi un mezzo a, poi abbiamo trovato b facendo a per sen alfa, anzi per sen beta su seno di alfa per ancora sen gamma. Oppure potremmo sostituire a questo il lavoro di B, comunque indifferente che cosa, avremo il risultato che è circa 32,14. Questa è l'area. Domande? Tutto chiaro? Allora procediamo al secondo esercizio, questo è il teorema della corda. Ecco, abbiamo dice. Osserva la figura qui sotto riportata, una corda che misura 3, la lunghezza della corda, diamo un nome ai vertici A, B e O, quindi AB è lunga 3, e l'angolo al centro, AOB, misura 145 gradi. Quant'è la misura del raggio della circonferenza? Ora,
Il teorema della corda dice che la lunghezza della corda vale il doppio del raggio per il seno dell'angolo alfa, che è un angolo della circonferenza, non è l'angolo AOB. Alfa è questo. Prendiamo un punto C sulla circonferenza, l'angolo alfa è questo. Abbiamo già visto a suo tempo che alfa è l'angolo al centro diviso 2. Qui c'è un diviso, scusate. L'angolo alla circonferenza è la metà dell'angolo al centro che stacca la stessa corda. Quindi per applicare il teorema della corda devo dividere 145 per 2. Quindi il raggio R della nostra circonferenza vale la corda AB diviso due volte il seno di 145 mezzi, dove AB vale 3, e otteniamo circa 1,57. Ok? Questo è il raggio della circonferenza circoscritta, cioè della circonferenza con che ha come corda la B. Se non ci sono domande, passiamo al prossimo. Il 3 era anche questo. Oh, scusate. Ricopio. L'esercizio dice: due stazioni radar individuano una nave al largo. La distanza tra le due stazioni, segmento AB, quindi questa distanza, è di 500 metri. AB è lungo 500 metri. Mentre l'angolo in A, chiamiamo questo punto C, l'angolo BAC o angolo alfa è 70 gradi, e l'angolo in B, quindi ABC, chiamiamolo beta, è di 60 gradi. Qual è la distanza della nave C dalla stazione A? Quanto è C? Ok? Allora qui, per poter applicare il teorema dei seni, visto che abbiamo il lato AC, abbiamo necessità di conoscere l'angolo opposto, altrimenti il teorema di seno non è applicabile e non ne veniamo fuori. Quindi l'angolo, chiamiamo l'angolo gamma, questo, l'angolo gamma è 180 meno la somma 70 gradi più 60 gradi. E quindi viene 50 gradi. Okay. Di conseguenza possiamo applicare il teorema dei seni al lato che ci interessa, che è AC. Quindi AC fratto il seno di 60 vale quanto AB fratto il seno di gamma, che è 50. AB, ripeto, fratto il seno dell'angolo in B, che è beta, vale quanto AC, che è quello che ci interessa, fratto il seno di gamma, scusate, ho invertito i due, qui c'è gamma e qui c'è beta. Ok, quindi la lunghezza di AB, di AC, vale AB fratto sen gamma per sen beta, cioè 500 metri fratto il seno di gamma, che è 50 gradi, per il seno di beta, che era 60. E ricordandovi di impostare la calcolatrice sull'angolo in
in gradi non irradianti ottenete 565,24 metri. Ok, quindi è un'applicazione diretta della forma dei segni. Passiamo al successivo, andiamo a copiarlo, eccolo qui, numero 4. Vogliamo qua. Non ci osserva la figura. Da due posizioni A e B, posta a distanza di 1 km, quindi AB è lunga 1 km, la cima di una montagna viene vista sotto due angoli, uno di 26 gradi, quello in A, e l'altro di 40 gradi, quello in B. Calcola l'altezza della montagna. Rifaccio il disegno. Quindi qui abbiamo il suolo, qui c'è la vetta della montagna, punto B, qui c'è la base che è il punto C, poi abbiamo i due vertici A e B. Questa è la D. AB, la distanza AB è 1 km, l'angolo in A, questo, quindi CAD è di 26 gradi, l'angolo in B, quindi CBD, questo angolo è di 40 gradi. Quanto vale l'altezza di C? Ok. Chiamiamo questo alfa, questo possiamo chiamarlo beta e questo gamma. Gamma, questo è alfa, questo angolo è beta e gamma è ACB. Beh, possiamo applicare il teorema dei seni per trovarci BD e poi con BD il triangolo DBC è un triangolo rettangolo, questo è retto, e quindi DC lo possiamo esprimere come DC è il cateto opposto a beta, è l'ipotenusa BD per il seno dell'angolo beta. L'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto al cateto mi dà il cateto stesso. Però prima devo trovare BD. Per trovare BD devo posso usare il teorema dei seni applicato ad ABD. L'angolo in B, fatemi rifare il disegno qui sotto. Qui abbiamo, ripeto, AB e poi qui c'è D. Conosciamo questo angolo alfa, alfa misura 26 gradi, e conosciamo, attenzione, l'angolo esterno in B, questo angolo misura 40 gradi. Ho bisogno dell'angolo interno, l'angolo ABD, questo, è supplementare di 40, quindi è 180 meno 40 gradi, cioè 140 gradi. Dopo che l'angolo gamma, che è quello in B, lo tengo facendo 180 meno la somma 26 più 140, che viene 180 meno 166, viene 14 gradi. Potevo anche utilizzare il teorema dell'angolo esterno. In qualunque triangolo, l'angolo esterno a un vertice è pari alla somma dei due angoli non adiacenti. Okay, quindi 40 è la somma di 26 più gamma, e quindi gamma è 40 meno 26, che fa 14. Potevo anche usare quello. Posto questo, allora possiamo andare a applicare il teorema dei seni al triangolo ABD. E quindi abbiamo che BD su seno di alfa vale quanto AB, che conosciamo,
diviso il seno di gamma, che è 14 gradi, quindi BD, che è quella che ci interessa, vale AB per sen alfa fratto sen gamma. Quindi vale 1 chilometro per il seno di 26 gradi diviso il seno di 14 gradi. Ok? E la quindi circa 1,8 km. 1,81. Una volta trovato BD, per trovare CD, l'altezza della montagna, è sufficiente prendere BD e moltiplicarlo per il seno di beta, 40 gradi, con beta che vale 40 gradi, quindi 1,81 km per il seno di 40 gradi. E teniamo circa 1,16 km. Ok. Domande? Passiamo al successivo. Anche questi vettori. Abbiamo due forze. Due forze applicate ad un punto. Una forza misura 2 newton, l'altra 4 newton, e tra di loro formano un angolo di 60 gradi, quindi abbiamo questa misura 4 newton, questa misura 2 newton, e questo l'angolo è di 60 gradi. Qual è l'intensità, qual è la lunghezza del vettore risultante? Costruiamo il metodo del parallelogramma, questo è il vettore risultante, è questo. Questo angolo di 60 gradi, quindi se prolunghiamo il vettore di 4, anche questo è di 60 gradi. Quindi quest'angolo è di 180 meno 60, quindi 120 gradi, e questo lato misura 2 newton perché è parallelo a quello opposto. Quindi mi ritrovo con, applicando ad esempio la tecnica della punta coda, questo è il vettore di 4 newton, questo è il vettore di 2 newton, l'angolo tra i due è 120 e questo è il vettore somma. Qui possiamo applicare il teorema di coseni. Il vettore risultante sarà la radice quadrata del primo, F1 seconda, più il quadrato del secondo, meno 2 volte F1, F2 per il coseno di 120. Oppure, se preferite, possiamo esprimere 120 come 180 meno 60, e questo possiamo equivalentemente scriverlo come meno il coseno di 60. Due angoli supplementari hanno coseni opposti. Quindi qui possiamo modificare l'espressione di prima, più 2 F1 F2 coseno di 60. Quindi possiamo utilizzare questa variante del teorema del coseno. La lunghezza del vettore somma è la somma dei quadrati dei vettori addendi più il doppio prodotto delle loro lunghezze per il coseno dell'angolo compreso tra i due vettori.
Ok, quindi abbiamo 4 alla seconda più 2 alla seconda più 2 per 2 per 4 per il coseno di 60 gradi, tutto in newton. E otteniamo il sistema intero 2 volte radice di 7 newton, cioè circa 5,29 newton. Okay. Facciamo l'ultimo che forse era quello più veloce, quello della okay. Abbiamo una barca nella baia di New York che vede la Statua della Libertà sotto un angolo di 18,3 gradi. La statua è alta 92 metri, fatemi rifare il disegno qua sotto, A dove c'è la barca, B la base della statua, C la cima della statua, l'angolo in A misura 18,3 gradi, B, C l'altezza H vale 92 metri, quant'è la distanza AB? Quanto è lontana la barca dalla base della statua. Beh, qui questo triangolo è rettangolo. Il rapporto tra il cateto opposto, quindi BC fratto AB, vale la tangente dell'angolo alfa. Cateto opposto diviso cateto adiacente è tangente. Quindi AB, che è quello che ci interessa, vale il cateto opposto BC diviso la tangente di alfa. Quindi sarà 92 metri, non gradi, scusate, ma metri, fratto la tangente di, cos'erano, 18,3. E viene circa 278,18 metri. Oppure alternativamente, per non fare la divisione, poteva calcolarsi l'angolo complementare in C e calcolare H come AB per la tangente dell'angolo complementare, uguale, veniva lo stesso risultato. Se non ci sono domande, mi fermo qui.